famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è Piazza Grande. Per chi mi crede prendo e amore do quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rumore amore in Piazza Grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. Buon pomeriggio. Ben ritrovati a tutti. Abbiamo aperto con Luca Ferrini che ha fatto un omaggio a Lucio Dalla. Ed oggi invece noi che facciamo? Noi oggi parliamo, come sempre abbiamo il nostro salotto del venerdì e oggi particolarmente affollato, anche perché il tema è importante. Sì, nel senso specifico parliamo di un premio letterario ormai arrivato alla sua 56esima edizione, quindi insomma abbastanza radicato sul territorio, e di progetti collaterali a questo premio letterario, che è il premio letterario del Ceppo, e parliamo con chi appunto ha organizzato sia l'uno che l'altro. E con chi ha un po' partecipato anche. E allora eccoci qua, vediamo, allarghiamo un po' il nostro divano e vediamo un po' chi abbiamo. E abbiamo Paolo Iacuzzi, qua alla mia sinistra, che è il presidente. E abbiamo Ilaria Tagliaferri, che è esperta, è segretaria del premio letterario, ma è esperta di letteratura per ragazzi. Poi di qua vediamo. Accanto a me ho Brachi Vittorio, che è il presidente. Un giovanissimo, emergente. Un emergente presidente onorario dell'Accademia e fondatore dell'Accademia. E del premio. Ma scusi, allora, è al 56esima edizione, quindi sì, parliamo di presentare chi abbiamo qua sul divano. Il professor Giuliano Livi, che è presidente dell'Accademia. Sì. Eccoci. Bene. Questo è il nostro parterre. Poi abbiamo tante altre persone, ma ve le presentiamo via via. Allora, intanto, che cos'è il premio letterario? Il premio letterario che ha assunto carattere internazionale e che si dirama in diverse branche. Allora, con Paolo Iacuzzi cerchiamo un po' di capire com'è strutturato il premio e poi pian piano arriviamo alla veste che ha quest'anno. Certo, allora il premio prima di tutto è il premio internazionale, che è fondato appunto da Vittorio Brachi 56 anni fa, con grandi personaggi di cui tra poco dirà, ma è collegato con diverse sezioni, quindi i tre finalisti, perché si alterna racconto e poesia. Allora, ogni anno si sceglie, si alterna se il premio è dedicato alla poesia oppure al racconto. Quest'anno è dedicato al racconto, con tre finalisti che appunto sono quest'anno Marco Vichi, Ugo Cornia e Marco Mancassola. I finalisti sono finalisti perché selezionati? Selezionati dalla giuria, del premio, composta oltre che da me e da Ilaria Tagliaferri e Giuliano Livi, da altri scrittori, Emilio De Angelis, Giusy Quarenghi, altri grandi personaggi. Bene, Questa è la giuria letteraria, poi ci sarà la giuria dei 21 lettori che eleggerà il 24 marzo nella sala maggiore del Palazzo Comunale il Super Ceppo, il vincitore del Ceppo. Quindi abbiamo già i tre finalisti, manca il vincitore, assoluto. Sì. Poi abbiamo questa è la struttura del premio letterario classico, diciamo quello che eccetera. Poi abbiamo aggiunto altri premi, quindi il premio internazionale Piero Bigongiari, dedicato al grande maestro. Qui a Pistoia abbiamo i quadri e la biblioteca dei libri, con la poetessa Zhai Yongming, cinese, straordinaria, grande, impegnata nel cinema, lo dicevo poc'anzi, molto impegnata, è un attivista, ha un internet caffè nella sua città, e sai bene che gli internet caffè sono forieri e portatori di libertà, quindi è un po' rivoluzionaria. Poi abbiamo il premio per l'infanzia, Erminia Dell'Oro, che poi è anche collegato al premio laboratorio Ceppo Ragazzi, di cui tra poco diremo. E poi c'è il premio Ceppo Natura,
che appunto è il primo quest'anno ad essere, ad avvenire, 18 marzo, festa, giornata ecologica, vivaio piante mati, ecco, e allora, avremo questa Tiziano Fratus, il maggior esperto di alberi monumentali e cercatori di alberi monumentali non solo in Italia ma nel mondo. Cioè lui ha censito, sì, gli alberi monumentali. E ne ha parlato, ne ha censito e ne ha parlato con una particolare scrittura, sotto forma di diario, sotto forma di quasi guida di viaggio, riflessione filosofica, appunto è questo libro che posso far vedere. E supportato da immagini. Supportato da immagini, che lui è anche, lui è anche fotografo, ecco. Quindi lui ha realizzato all'interno queste, questa particolare... Ah, ecco, quindi è un viaggiatore, è un esperto, ecco. E poi ne parla in maniera letteraria, in maniera filosofica, quindi diciamo è una scrittura di tipo, come dire, composita, eccetera. È un giovane e questo non guasta perché il nostro è un premio giovane. Ecco, e che ha, nonostante che abbia 56 anni, lui, è andato ringiovanendosi. Abbiamo allargato il nostro pubblico, i ragazzi, i 21 giurati sono giovani dai 15 ai 35 anni. Abbiamo quest'anno il Ceppo Ragazzi, che abbiamo tre sezioni del Ceppo Ragazzi e una è dedicata ai ragazzi dai 15 ai 35 anni, che recensiranno proprio questi tre libri finalisti. Ecco, allora, insomma, quante sono state le candidature quest'anno? Dunque, abbiamo ricevuto più di 60 libri di racconti, tutti di case editrici importanti, perché ormai... siamo orgogliosi di dire che il Ceppo è ritenuto un premio molto importante. Importante. È l'unico premio che premia il racconto in Italia, ad anni alterni. La scelta degli anni alterni perché vogliamo avere una visione d'insieme molto accurata. Certo. No? Non premiamo instant book, ma premiamo la qualità. E per la qualità bisogna avere uno sguardo giusto. E naturalmente le case editrici partecipano e quindi insomma, questo ci fa... Scusa, io ho una curiosità, forse Giuliano Livi ce la può spiegare, ma scusa, il racconto che differenza c'ha con il romanzo? Questa è una domanda direi che ci aiuta a spiegare. Cioè, intanto pensavamo che fosse un limite e abbiamo discusso anche sull'opportunità di mantenere il racconto breve. Ah, racconto breve. Paolo forse, cioè, questi sono, in questo sono, caso, questo sì, sono racconti libri? Brevi. No, questi sono dei libri. Questo è un racconto breve? Sì, ovviamente, no, Paola, sono diversi racconti, ovviamente. Diversi racconti. E l'autore può riservarsi anche di scegliere un racconto del libro. Con un racconto. Ma noi ovviamente teniamo conto di tutto il libro. Ecco, ho capito. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che secondo noi è molto più complessa la cosa. Perché? Perché in poche pagine, diciamo così, in poche pagine, in realtà bisogna aprire una sorta di problema, trattarlo e concluderlo. Col romanzo è ovviamente forse più semplice, sì, non lo so. Non lo so, onestamente, è difficile avere dirlo. Capacità di sintesi. E quindi però il racconto breve abbiamo constatato che finisce per essere una nostra peculiarità, cioè perché non esiste più, perché, anche perché Paolo potrebbe dire meglio di me che hanno dei problemi ormai anche gli scrittori a scrivere un libro di racconti brevi, perché si vende molto meno. Certo. Ah, ecco. E il punto è questo, che la tendenza editoriale è quella di avere pochi libri di raccolte di racconti di un solo autore, molti raccolte collettive, e poi ora ci si sono messi anche i giornali, cioè il Corriere della Sera, Repubblica, quest'anno nel 2011 è stato l'anno del racconto, inserti di racconti, racconti brevi dati sui giornali, e adesso però alla fine proprio del 2011 si stanno assistendo invece a collane editoriali. Beppe la Mondadori ha lanciato la collana Le Libellule. Tutti i racconti, i libri di 120 pagine con 3-4 racconti, perché il pubblico sta andando verso la scrittura breve. Ecco. C'è gli ebook, e ci sono quindi il web consente appunto l'iPad, no? Cioè proprio i Kindle. È più, no? Di facile gestione. Esatto, è più di facile gestione, no? Addirittura ci sono anche delle app che tu puoi scaricarti un racconto al giorno e tu ti leggi un racconto al giorno di un certo tipo. Essendo il nostro premio riservato particolarmente ai giovani, nel senso di lettori, il racconto breve cosa permette? Permette anche
di avere meno pause, cioè sì, in un romanzo sì. Cosa ti aspetti, anche se è ben riuscito. Ma insomma, molte volte i ragazzi che cosa vuole, dicono? Sì. Professore, sì, però in quelle 20 diciamo pagine sono insopportabili. Il romanzo può avere delle cadute, il racconto un po' per no, me. Deve avere può avere delle cadute, però non è un buon racconto. Esatto. Sentiamo un po'. Vorrei aggiungere un particolare. Sì. Il ceppo ha racconto e poesia. Sì. Ad anni alterni. Uh-huh. Al racconto 60, 50, 70, sì. Poesia 120, 130. Cioè, avrei detto, l'Italia è fatta da Leone Piccioni, il figlio di Attilio Piccioni, che era docente universitario, che mi disse: perché non metti su un premio letterario? Io ti aiuto in qualche uh-huh. maniera. Il Sergio e il Faceto in 448 con una giuria composta da Lisi Nicola, Carlo Betocchi, Piero Bigongiari, Mario Luzzi e Leone Piccioni. Chi sono? Fu una giuria. Diciamo gli ultimi tre, posso. Cioè, 300, i primi due mi manca di capire. Furono alla prima edizione 320 concorsi. Veramente? Ah, subito fu un successo. E di lì siamo andati. E via. E io. Ora ho trovato due. Che tirano sono avanti. Sono a riposo. No. Ora lei è a riposo. Io però sono ecco, in pensione. Ora. Ma è sempre stato così alternato poesia e racconto? No. Inizialmente, fino alla, ventesima alla dodicesima, tredicesima edizione, era soltanto il racconto. Poi in giuria c'era Mario Luzzi che teneva la poesia, poi è cambiato e ora la caratteristica, forse anche che a questo punto lo contraddistingue, è quella di rivolgersi proprio al mondo dei ragazzi. Certo. E questa diciamo la scommessa, no? Qui non c'è il premio, è diventato un progetto educativo. Quindi quest'anno, dopo che l'anno scorso abbiamo inaugurato il Ceppo Ragazzi con una sezione, delle recensioni animate, scritte e multimediali, perché dobbiamo educare i ragazzi correttamente alle nuove tecnologie, quest'anno ci siamo inventati un premio per i 500 anni del Ceppo, dell'ospedale del Ceppo, delle formelle dell'ospedale del Ceppo. Premio Ragazzi. Praticamente c'erano dei libri, una lista di libri, ecco, vediamo individuati come, che allora, cosa... ho provveduto io ad individuarli, ecco. L'ho fatto grazie alla possibilità di accedere a un database che si chiama Liber Database, che appunto è proprio creato dal Liber, la rivista che si occupa di letteratura per l'infanzia della maggiore in Italia, che si occupa specificamente di questo settore. All'interno vengono valutati, proprio col sistema delle stellette, tutti i libri per bambini e ragazzi che escono in Italia, che sono italiani e internazionali. Noi in questo caso ci siamo focalizzati su autori italiani. Ho selezionato 12 libri, c'era un tema specifico in base al quale selezionarli, che quest'anno è stata l'accoglienza allo straniero. Quindi tutti e 12 libri parlano di questo. Però i 12 libri erano mirati ai ragazzi della scuola media? Allora, mirati ai ragazzi della quarta e della quinta classe delle scuole primarie e ai ragazzi delle scuole medie. Ecco. Sì, ecco. Quindi suddivisi secondo fasce. Quindi sono stati proposti questi libri ai ragazzi delle scuole medie che hanno provveduto, a li sono letti e li hanno recensiti. C'erano due modalità di recensione che noi proponiamo. Una è quella classica, scritta. L'altra invece è quella multimediale, per la quale i ragazzi devono realizzare un video che in qualche modo dia il senso del libro che hanno letto. E è stata usata questa modalità? Sì. Si può andare su YouTube Ceppo Ragazzi, si possono vedere tutte le recensioni multimediali che i ragazzi hanno diciamo postato dentro YouTube. Ci sono dei segnalati, ci sono dei vincitori. E naturalmente tutto questo anche grazie soprattutto al Comune di Pistoia, alla biblioteca, alla sezione ragazzi. Questo è importante perché la nostra è un'associazione di volontariato, ma che se non avesse i contatti con tante altre, quindi la nostra risorsa è quella di fare gruppo. E abbiamo fatto un decalogo della recensione. Eccolo qua. E volete sapere come si fa a fare una recensione? Allora, leggere il libro capendo se si è contenti di leggere quel libro, quel racconto, quella poesia che abbiamo scelto. E quindi
come dire, mi sono divertito mentre lo leggo, ho provato piacere, ho durato una fatica tremenda, esatto. Questo intanto è la molla. Ecco, va bene. Leggere segnando con la matita una parola, una riga, una frase, un verso, un nome per lasciare tracce. Ah, ecco, vedi, ecco questo passaggio bello. Mi piace, lo cito, ci rifletto. Ecco, leggere tutto il libro, il racconto, la poesia senza farsi scoraggiare da pagine, frasi o parole che ci piacciono meno e non capiamo. Ecco, qui è dura. La pazienza della lettura. Qui è dura, che ragazzi, dopo una descrizione troppo lunga di un paesaggio, di uno stato d'animo, salta, questo non è importante, 3-4 pagine, no. Bene, leggere quello che si sta leggendo per immergersi nel pensiero del libro, del racconto e della poesia, cioè entrarci immedesimarsi. Leggere attivando i 5 sensi per cogliere tutti gli stimoli che il libro, il racconto, la poesia possono offrire. E quindi capire le sensazioni, esatto, gli odori, le atmosfere. Si legge con tutto il corpo. Leggere annodando fili tra il libro, il racconto, la poesia e la nostra storia, pensando anche a film, canzoni, dipinti per nutrire l'immaginazione. Quindi lasciarsi stimolare, esatto, e lasciar correre. Andare le associazioni mentali, no? La frase mi ricorda, infatti le più belle recensioni che abbiamo avuto sono proprio queste, dove il vissuto del bambino e i suoi ricordi, ma anche le letture che ha fatto, entrano, si intrecciano e vengono fuori cose straordinarie. Ecco, leggere facendolo sapere a qualcuno e pensando con quali parole, suoni e immagini farglielo sapere. Certo, qui la scelta della lingua, no? Le parole giuste, trovare le frasi giuste. Leggere focalizzandosi sui dettagli oltre che sull'insieme. Certo. Questo è anche un po' più difficile per i ragazzini, si tende ad andare alla raccontare soltanto la storia, fare il riassunto, no? Sì. Invece. Leggere per scrivere, dipingere o scegliere qualche parola o immagine di meno piuttosto che qualche parola o immagine di troppo. Tendere alla sintesi. Leggere per animare parole o immagini che il corpo suggerisce per esprimere un gesto, un'azione, un'emozione, un sentimento, un pensiero, un'immagine, una musica. E questa è per la cosa multimediale, cioè scrivere una recensione multimediale vuol dire veramente attivare il corpo. Ci sono bambini che hanno danzato questi libri, c'è persino uno che ha fatto una specie di gioco dell'oca con questi libri, cartelle, bellissimo. Invece lì sulla nostra tribuna ci sono ragazzi più grandi, ecco, questi ragazzi più grandi come sono stati coinvolti? Allora, abbiamo pensato appunto per festeggiare ci chiamavamo e ci chiamiamo Accademia del Ceppo, facciamo un premio letterario che si chiama Ceppo, siamo andati internazionali, dico cosa facciamo per la nostra città, quale servizio rendiamo alla nostra città? Allora siamo questo inventati progetto educativo lettore attività e impegno. Questi ragazzi sono un po' il risultato di questa operazione, erano un po' di più all'inizio, ma si sa come tutte le cose si combinano un pochino anche con i momenti disponibili della vita di ciascuno. Loro hanno dimostrato veramente passione e impegno e oggi credo che abbiano anche capito cosa significhi leggere in un certo modo, che non è soltanto la lettura. Ecco, infatti la difficoltà più grossa è stata proprio questa, di trovarli già in grado di leggere e di comprendere, e quindi è una fatica maggiore, perché chi, come la materia, se la si prende grezza la si plasma come si vuole, quando la materia è già in qualche modo un pochino scolpita, dopo trasformarla o portarla ad un'altra espressività, naturalmente è più faticoso, però qualcosa è venuto fuori, anzi io sono soddisfattissimo perché... Allora, io ho da capire, cioè loro sono stati aiutati a leggere a qualcun altro? Il loro impegno è quello di fare una lettura non semplicemente lineare, ma una lettura un po' espressiva, quindi un po' interpretata, naturalmente per rendere la lettura più gradevole, in poche parole avere più teatrale. Certamente il percorso è molto più lungo per arrivare a un'espressività completa, però perlomeno hanno già capito dove sono le difficoltà e dove devono lavorare. Leggere a bambini, ci piace questa idea che i ragazzi più grandi leggano ai ragazzi più piccoli, sia nelle scuole che noi l'abbiamo previsto e abbiamo ottenuto la possibilità di farlo anche in ospedale, quindi il loro stage nel reparto di pediatria del professorino Agostiniani. Allora, ora però si può sentire una breve lettura da parte di qualcuno? Allora, vediamo un po' che testo hai. Intanto come ti chiami e che testo hai? Allora, Sentiamo. Francesco Vettori, e ho
Operette ipotetiche di Ugo Cornia, che è uno dei finalisti. Ecco, eh? Sì. Sì, questo che libro va è? Va precisato. Allora, sì. I ragazzi leggono sia letteratura per l'infanzia sulla natura e quindi dopo magari i filmati ci potranno far vedere in azione, okay. I ragazzi in azione nella scuola. Poi dopo gli abbiamo chiesto anche, siccome sono talmente appassionati questi ragazzi, hanno preso una certa competenza. Competenza, no? Allora abbiamo detto, perché non ci leggete anche durante la cerimonia del 24? Ah, brani dei libri. Brani dei libri finalisti. Ed ecco che allora Francesco ci legge uno dei finalisti, che è Ugo Cornia, Operette ipotetiche. E te hai scelto un piccolo brano, come hai selezionato ora la parte da leggere? Beh, perché è un libro un po' particolare. E secondo me questo pezzo è quello che esprime un pochino meglio tutto il libro, che è davvero particolare, insomma, è un libro da leggere e da rileggere, non basta una volta allora, sola. Allora, sentiamo questo pezzo. Al di là, d'accordo. Se un uomo sui 50 anni, una notte, verso le 5, si alzasse perché gli scappa da pisciare, allora andasse al gabinetto e lì, quando accende la luce, gli prende un mezzo colpo perché vede che c'è un altro che sta pisciando anche lui nel suo gabinetto. Ma a quel punto quell'altro si volta e lui vede che è suo padre, morto 7 anni prima. Allora gli dice: «Papà, ma non eri morto?» E il padre gli dice: «Certo che sono morto, non ti ricordi più? Sono morto di marzo, mentre stavamo mangiando, sono crepato di infarto, ti ricorderai bene?» E poi si guardano un po' in faccia, con un sorriso garbato, e il figlio gli dice: «Ma sei tornato dall'aldilà? E cosa sei venuto a fare?» E il padre gli dice: sono tornato soltanto un attimo a pisciare. Non si vede? Quindi è così. È anche divertente, bello. E anche l'interpretazione, effettivamente un libro letto interpretando un brano letto così si segue meglio. E te chi sei? Allora, io sono Marica e ho il libro di cui si parlava anche prima, ecco. Di Erminia Dell'Oro, che si chiama Dall'altra parte del mare. E te qui hai scelto un punto significativo. Sì, ho scelto, diciamo, il punto dove spiega la situazione anche dell'Eritrea proprio nello specifico. Quindi, sentiamo. Allora. Dopo aver compiuto 20 anni, ho fatto il viaggio, al contrario di mio nonno. Con una nave ho raggiunto l'Italia, che volevo conoscere, e mi sono stabilita a Milano. Sono sempre tornata in Eritrea, a trovare i miei genitori, i miei amici, o per seguire come giornalista le guerre e la pace. L'Eritrea, infatti, è stata dominata da altri paesi per 100 anni. Prima colonizzata dall'Italia, poi amministrata dalla Gran Bretagna e infine aggredita dalla vicina Etiopia, un grande paese che, non avendo il mare, ha fatto dell'Eritrea una sua regione, senza alcun diritto. A quel punto gli eritrei si sono ribellati. La libertà e la pace sono un diritto fondamentale per ogni paese e il popolo eritreo voleva, giustamente, l'indipendenza. No, intanto vediamo le immagini dell'attività che poi è stata fatta alla scuola di Tobbiana. C'eravate tutti voi ragazzi alla scuola di Tobbiana, vediamole, sì, magari le commentiamo. Diamo il microfono alla ragazza che è lì accanto, brava te. Ecco qua, vediamo un po', raccontaci questi bambini, intanto quanti anni avevano? Sì. Allora, loro erano di terza elementare, ecco. E alcuni invece di quarta. Questi sono più piccoli. Mentre, questi sono bambini dell'asilo, mi sembra. Sì, mentre vi erano anche appunto bambini dell'asilo. E che avete fatto? Voi gli avete letto brani di libri per ragazzi? Sì, sì, i brani, sia quelli che avevamo preparato e anche magari altri brani che ci hanno comunque chiesto loro. E siete riusciti a catturare la loro attenzione? Sì, sì, quello sì. E abbiamo ecco anche illustrato loro appunto le immagini dei libri. Abbiamo ecco, affrontato alcuni temi appunto nelle varie storie, tra cui appunto il tema della paura, che è stato uno dei temi più gestionati. E quindi avete diciamo, letto, per dire, libri sulla paura entrando un po', avete fatto le vocione che avete fatto? Sì, ci siamo medesimati sia noi che loro, ecco.
E avere il riscontro immediato del bambino che partecipa, forse dà quel feedback per cui sì, ancora sì, di più si entra dentro, no? Sì, io vorrei anche che ci dicesse Luca Curcio degli Innocenti, visto che era lì e ha seguito come testimone imparziale. Luca, com'è andata? Ma direi è andata benissimo. Noi avevamo due gruppi dell'infanzia, quindi bambini di 3, 4, 5 anni divisi in due gruppi, perché nella nostra scuola, essendo piccola, non abbiamo la divisione per fasce d'età, ma sono tutti insieme. E poi nel piano superiore le tre classi della primaria, terza, quarta e quinta. Visto un grande entusiasmo sia da parte dei ragazzi, all'inizio erano un po' emozionati, poi invece hanno rotto il ghiaccio e veramente sono andati benissimo. Un buon esercizio la lettura, sì. Ci si arriva pian piano, ci si educa alla lettura e quindi partendo da tutti piccoli, alla lettura, infatti, alla musica, infatti, al baseball. Sì, sì, come a tutto. Ti piace il baseball? No, non lo conosco. Perché non lo conosco, è lì il discorso. Infatti, è vero. Eppure un popolo impazzisce, qualcosa ci sarà, appunto. No? Allora, ci piace il calcio, se qualcuno ci dà la possibilità di conoscere il baseball, certo, magari ci si appassiona. È così la lettura, se qualcuno ci dà la possibilità di avvicinarci all'interpretazione, in questo caso alla lettura di un certo tipo di, appunto, di libri, magari ci si appassiona. Quindi queste sono tutte occasioni che vanno sfruttate. Ora sentiamo, ormai ci siamo, sentiamole tutte queste ragazze. Vediamo te che cosa ci leggi. Buio d'amore di Marco Vichi, che è il libro che dovrebbe essere anche è uno dei finalisti. Sì, ma voi di che classe siete? Cioè siete in quarta superiore? Tutti in quarta? No, okay. Lui è terza. Te in terza, ok. Pedagogico. E anche di diverse e anche scuole. Di scuole. Ah, ecco, voi del liceo pedagogico. Vannucci, sociale e pedagogico. Bene. Allora, sentiamo un brano. Come l'hai scelto? Questo perché hai scelto? Sono una serie di racconti, era uno tra i più significativi. Uno dei più significativi. Sentiamo i racconti. La fitta al piede mi fece l'effetto di un tiro di coca. Mi alzai dal letto, infiammato di lucidità. Il cuore mi gonfiava il torace di battiti oleosi e lenti. Mi pigiai forte i bulbi degli occhi e provai a telefonare per l'ultima volta. Ancora occupato. Bene, ci vado, mi dissi. Rue Sorbier non era lontana, 4 fermate di metrò, nemmeno un quarto d'ora a piedi. Ci vado. Mi infilai il giubbotto. Tirando sulla cerniera, sentii salirmi addosso un formicolio di ansia. Ci vado lo stesso, mi dissi. Chiusi le 3 serrature e imboccai le scale. Dovetti fermarmi a metà di una rampa. Avevo male alle caviglie, vampate calde e fredde allo snodo del piede. Forse stavo facendo qualcosa che non era, che era meglio non fare. La musica sta anche dentro al premio Il Ceppo. Certo, allora grazie appunto alla collaborazione con Andrea Amati, Opera Armonica, che è diciamo, l'associazione che lui ha messo su e che ci dà questa opportunità di ascoltare appunto questi brani musicali dentro Il Ceppo, proprio la musica sarà diciamo l'introduzione generale alla prima manifestazione che avverrà in vivaio Piantemati il giorno 18 marzo per la giornata ecologica con la premiazione del Ceppo Natura. Sentiamo allora Andrea Amati. Andrea Amati ci ha portato appunto un CD con delle musiche che ci diceva sono suonate con un corno. Sì, dunque le musiche sono questo brano diciamo che ho portato è suonato con il corno delle Alpi. Non so se lo sentiamo in sottofondo, non c'è il ritorno di qua, però ecco, mandatecelo così lo sentiamo. Sì, il corno delle Alpi è uno strumento molto particolare perché viene costruito con un abete, con un albero di abete intero, praticamente che piegato dalla neve prende una forma, diciamo, come appunto interrogativo alla rovescia. Ah, quei corni lunghissimi che si vedono sono fatti circa da un 4 albero metri, unico? Circa 4 metri. Ah, sì. Quindi bisogna andare nel bosco a cercare l'albero che ha preso quella forma? Sì, viene scelto questo albero quando diciamo l'albero è a fine carriera, quindi non viene tagliato apposta. Quando l'albero è a fine carriera, piegato dalla neve, perché è la neve che gli dà questa forma, Viene tagliato, naturalmente viene sostituito con una nuova pianta giovane e viene praticamente diviso in due e fatto questo strumento particolarissimo
E io, diciamo, sono un appassionato di musica e praticamente ho fatto amicizia con questo grande musicista, si chiama Carlo Torlontano, che lo sentite suonare, che vabbè, è professore al conservatorio di corno francese, quindi del corno tradizionale, ed è anche un musicista che suona in tutto il mondo perché lavora con i Berliner, lavora, è stato il primo corno per tanti anni all'orchestra della RAI, e praticamente lui mi ha chiesto di scrivere un brano per lui, che è questo che sentite, che è un brano per corno d'alpi e quartetto di archi. E per me, insomma, la gioia più grande era di legarlo al premio Il Ceppo, perché con Paolo Iacuzzi abbiamo, diciamo, ideato questo Ceppo Natura, che è un'estensione del Ceppo e che diciamo è ancora un nuovo aspetto di questo premio straordinario, perché il Ceppo si è aperto ai bambini, si è aperto al teatro, si sta aprendo veramente, cioè questo io credo che voi dovreste evidenziarlo molto, perché il premio Il Ceppo sta portando la letteratura in un modo, la cultura in un modo, diciamo, fresco, vivo, in mezzo a ragazzi giovani come questi, in mezzo a bambini, cioè questo è un merito incredibile che io sinceramente, sono appassionato anche di letteratura, non ho visto in altri premi letterari, quindi insomma a Pistoia abbiamo veramente qualcosa di straordinario. E quindi il giorno 18, in occasione dell'apertura degli eventi legati al Ceppo, il Ceppo Natura, appunto, ecco, che quest'anno si è ridefinito come Ceppo Natura, perché avevamo parlato finora di cultura del verde, ma siamo ritornati dentro la natura, e la cosa anche qui importante è che per la prima volta abbiamo coinvolto delle scuole sulla natura, l'Istituto Agrario De Franceschi, e verranno 20 ragazzi di domenica, quindi pensa te Paola, fuori orario scolastico verranno con la loro insegnante, la signora Sgueglia, che faranno domande a Tiziano Fratus, perché hanno letto questo bellissimo libro, questo Homo Radix, è davvero un libro molto interessante. C'è anche un sito internet, che è un progetto, progetto di, che va alla scoperta appunto di questi alberi monumentali. Sarà presente l'autore? L'autore sarà presente e presenterà anche nuovi progetti editoriali. Questo evento di domenica è aperto al pubblico? Sì, è aperto al pubblico, perché nell'occasione, e Andrea non lo dice, lo dico io, in questi locali è un piccolo auditorium. Dove? Nel vivaio Mati, in via Bonellina. Ah, proprio alla sede del vivaio? La sede del vivaio. Lui aveva una struttura che ha rimesso tutto a posto e si chiamerà Accademia, anche quella del... Sì, del giardino. Del giardino. Ci sono poi altri progetti sopra che magari un altro anno pian piano li scopriamo. Scopriremo e in quel luogo appunto ci sarà appunto all'insegna della musica e anche dell'arte, perché la Cina non a caso veramente è diventato il paese di riferimento. Il musicista va in Cina, il pittore che ha fatto il quadro del ceppo è legato alla Cina perché a giugno andrà a fare la sua prima mostra in Cina. Allora, la Cina è un luogo emergente, lo sappiamo, però mi sorprende tutti questi legami con la Cina. Casuali, che siamo tutti conosciamo il pittore Daniele Capecchi, che ha rappresentato, ha dipinto la locandina, il quadro simbolo del premio Il Ceppo di quest'anno, che appunto il ceppo non so se avete idea, il ceppo è un tronco d'albero, ecco perché ormai non ci si domanda, il ceppo è il nome di un premio che poi non ci si va a domandare che rappresenta, è un ceppo che germoglia. Eccolo qua, questa è la locandina, ma qua c'è il quadro vero, ecco. Sì. E quindi è l'autore di questo quadro, che è un ceppo. Esatto, sì. Abbiamo scelto dalla scorsa edizione, dopo aver avuto la prima edizione Luca Matti, l'artista, un grande artista giovane anche lui, abbiamo avuto Luigi Russo in arte papotto, quest'anno Daniele Capecchi, che appunto non solo ci ha fatto una sorpresa e l'abbiamo portata, non solo ha realizzato il ceppo 2012, ma ha anche fatto il quadro, un ritratto alla poetessa cinese che vince il premio internazionale ceppo, cioè Zai Yongming, ed ecco che allora è quello. Ecco allora, il quadro. Che ce lo descrive l'autore. Ecco.
Sì, diciamo che... Sentiamo le ispirazioni che stanno dietro a questi due quadri. Allora, io ho sempre, collaborato, c'è sempre stata stima reciproca fra me e Paolo Iacuzzi, tra l'altro, quindi lui insomma mi ha invitato, io sono stato molto contento di essere scelto quest'anno per l'illustrazione, diciamo, del premio. L'albero è un po' un mio primo amore, perché io comunque, venendo da un territorio come Pistoia, come sono stato folgorato anni addietro dalle distese di faggi che abbiamo nella zona dell'Abetone, eccetera, sono folgorato altrettanto dai volti e da quelle che sono le personalità che emergono da questi volti. La poetessa mi ha colpito subito, pur avendo carpito poche immagini da internet, perché poi io di persona ovviamente non la conosco, ho letto qualcosa su suggerimento di Iacuzzi e poi ho estrapolato, reinterpretando con la mia tecnica che è un mix di olio, acrilico, gesso su tela, e quello che è il volto di questa donna attualmente, perché su internet ho trovato immagini di Zai sia in gioventù che adesso, che è pur sempre giovane, però insomma non è più una ragazzina, ecco. Ho voluto, oltre che fare il premio, il manifesto, ho voluto fare anche un omaggio a questa poetessa, proprio perché colpito da questa persona. Ecco, infatti sembra bella. Sembra fatto su una, come una trama un po' che sta di corteccia. Sì, alla fine si ricollega con l'albero, col nostro territorio, alla fine. Ecco, alla fine ci siamo con il... Bello, quest'anno avete abbracciato veramente tutte le categorie dell'arte. Perché in fondo questi 500 anni del ceppo, di questo splendido racconto per episodio, quindi è veramente il primo libro di racconti. Io lo metto insieme le formelle. Lo metto insieme, a quel grande retablo di storie, di insieme di storie, che poi è l'altare d'argento di San Jacopo. Cioè Pistoia ha una vocazione al racconto straordinario. Se si va a leggere le varie esperienze, l'arte, la ceramica, l'argenteria, e anche questo premio da qualcosa doveva, i padri fondatori, quando hanno scelto il racconto, forse avevano respirato. L'ultima lettura, perché già che si sono impegnati questi ragazzi, li vogliamo sentire. Come ti chiami e cosa ci leggi? Sono Virginia Melani e il libro si intitola Non saremo confusi per sempre, di Marco Mancassola. E cosa ci leggi? Un cavaliere bianco si intitola questo capitolo. E posso fare solo una precisazione, sì. Il Cavaliere Bianco, questo libro di Mancassola, parla della cronaca, quindi sono racconti su, vi ricordate la tragedia di Vermicino, il bambino della mafia sciolto nell'acido, allora lui entra dentro la nostra cronaca drammatica dei nostri giorni e inventa come delle fiabe, delle vie d'uscita narrative per in qualche modo raccontare un'altra storia, la storia del cuore, la storia come l'avremmo voluta sentire, che avremmo voluto sentire al posto di quella che le cronache ci hanno raccontato. Ho capito, prego. Un giorno quest'uomo finirà sui telegiornali, scortato da poliziotti nascosti da passamontagna. E allora la gente vedrà un tizio di aspetto mediocre, con una barbetta dall'aria poco pulita e la cintura dei pantaloni che stringe sotto la pancia. Lo chiamavano Scanna Cristiani ed era il boss di San Giuseppe Iato, un paese vicino a Corleone, nell'isola più grande del nostro mare. E si poteva scommettere che quel soprannome, Scanna Cristiani, non fosse proprio casuale. In seguito quest'uomo di aspetto mediocre, bruttino e con la pancia avrebbe riconosciuto di avere commesso o commissionato nel corso della sua carriera un discreto numero di omicidi. Un numero tra i 100 e 200. Insomma, un sanguinario capo criminale, che adesso, molto prima di venire arrestato, nel pieno del suo regime da malvivente,
aveva un problema. Non soltanto i primi della classe, i più bravi. Cioè, come diceva Don Milani, non uno di meno, no? Nessuno si è escluso. Cioè, questo è il compito della scuola, questo è il compito della comunità, no? Se no, cioè, se si fa soltanto le eccellenze, certo, si fa il concorso, si fa il ceppo ragazzi, si premia chi scrive meglio, eccetera. Però dobbiamo anche ricordarci che bisogna arrivare tutti alla meta, uh-huh. E mica ci si può permettere di lasciare indietro qualcuno in questa nostra società. Ma infatti, è un premio come questo, allargato così a tutti questi aspetti della cultura, è sicuramente un volano di sensibilizzazione che qualche seme lo lascia. Certo, ecco, si spera che. Però direbbe il Brachi. Ecco, come direbbe. Non ci dimentichiamo che il ceppo sì. è quello della poesia e quello della. Che lui ha sempre paura. Che ci si scordi, sì, ecco, che si perda dei rivoli vista, trasversali. Quello che per lui è il ceppo. Certo. Senta, Vittorio. E invece esistono anche tutti questi altri aspetti del ceppo. Allora, in una battuta siamo in conclusione. E questi cambiamenti che nel tempo ci sono stati all'interno del premio Il Ceppo, lei come li vede? Andiamo, Io sono sempre stato un progressista. Ecco, bene. Allora, un progressista, qualche volta però si sbaglia strada a progredire. Allora, invece. Non aggiungo altre parole. Va bene. Ha dato a me, capito? Ecco. È stato intelligente lì perché ha dato a me l'incarico. Ha scelto l'uomo giusto. Bravo. Ah, ecco, va bene. Non ci dimentichiamo che dedicheremo tutta una puntata venerdì prossimo. Ecco, questo diciamolo appunto perché siamo in chiusura. Venerdì prossimo, non qui ci saremo sempre noi con le nostre cose, ma una nuova puntata di Biblioteca da Bar sarà girata proprio a dove è la sede dove si fanno gli incontri letterari di Biblioteca da Bar a Capostrada Pistoia, sarà dedicata tutta alla conoscenza proprio più degli aspetti più strettamente letterari proprio dei vincitori, certo. Comunque di chi ha partecipato al premio. E in particolare la novità, anche qui perché noi dobbiamo sempre innovare, il ceppo è un albero che si taglia, ogni anno rifiorisce, ecco. E quindi ogni anno deve fare cose nuove. E qui la novità è che leggerà gli scrittori, mentre il giorno dopo alla premiazione ci saranno le letture dai libri, presenteranno tre racconti inediti. Ecco, e quindi avremo la possibilità di conoscerli anche dentro questo laboratorio.